Ieri mattina, venerdì 2 febbraio 2018, nella sala dei baroni di Castelnuovo, Maschio Angioino di Napoli, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Danilo Enrico, ha presieduto la cerimonia di cambio al vertice del Comando Forze Operative Sud italiano. Al generale di Corpo d'Armata Luigi Francesco Deleverano è subentrato il nostro concittadino, il generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano. Numerose le autorità civili, religiose e militari che hanno presenziato alla cerimonia. Fra di loro il prefetto di Napoli, la dottoressa Carmela Pagano, il sindaco della città partenopea, dottor Luigi De Magistris, insieme al confalone della città di Napoli, decorato della medaglia d'oro al valor militare. C'era l'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, il sindaco di Castellammare di Stabia, città d'origine del generale Castellano. Ma partiamo dal principio. Una folta delegazione di libero ricercatore dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, invitata alla manifestazione, ha partecipato con grande commozione alla cerimonia. Come da protocollo, alle 10.45 ha avuto inizio la cerimonia con la posa della corona d'alloro da parte del generale Deleverano, del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del generale Rosario Castellano al monumento ai caduti. Il picchetto d'onore dei lancieri di Montebello ha accolto tutti gli intervenuti alla cerimonia. La sala dei baroni del castello Angioino, in attesa delle autorità, è andato via via riempiendosi. Come dicevamo, è arrivato il sindaco della città di Castellammare di Stabia, avvocato Antonio Pannullo. Ed il sindaco della città di Napoli, dottor Luigi De Magistris. Dopo l'ingresso in sala delle autorità, si ricordano ancora una volta i caduti di tutte le guerre e poi si dà inizio alla cerimonia di passaggio. Il generale Luigi Francesco Deleverano ha parlato del ruolo del Comando delle Forze Operative Sud e dell'accorpamento di tutte le funzioni operative, infrastrutturali e territoriali della Forza Armata del Centro, Sud Italia ed Isole. Dopo il generale Deleverano ha preso la parola il generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano, che ha recentemente lasciato la carica di vicecomandante della missione Resolute Support della NATO in Afghanistan. Ha ringraziato tutti i suoi collaboratori, si è dichiarato onorato di questo alto incarico che lo attende e, fedele al suo mandato, assolverà lealmente al compito. Ultimo intervento, quello del generale Danilo Enrico, che ha tenuto ad evidenziare che il vertice della Forza Armata ha sempre trovato nel Comando delle Forze Operative Sud un interlocutore affidabile, disponibile e propositivo. Durante la cerimonia, il generale Enrico ha anche salutato con commozione il colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare, poiché gravemente ferito alla colonna vertebrale nella battaglia del Pastificio a Mogadiscio il 2 luglio 1993. Terminata la cerimonia, il generale Castellano ha accompagnato il generale Danilo Enrico e il generale Deleverano.